Oggi grande festa al centro Maffei, centro diurno disabili di via Valdirivo. Abbiamo festeggiato i 5 anni di attività ed è solo l'inizio, anche perché intendiamo ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari. Tratto distintivo di questo centro è che vede la collaborazione tra ANFAS e ProSenectut, quindi nella logica del fare sistema che caratterizza l'attività del nostro assessorato. Presidente Papa, 40 anni di ProSenectut, che realtà è, specialmente per questa città? Sì, ProSenectut è una realtà, io direi un fiore all'occhiello di questa città, perché come avrà avuto modo di vedere visitando un po' la nostra struttura, noi ci teniamo a dare un'accoglienza di eccellenza, ma soprattutto di grande comfort per questi anziani, che poi si divide in varie branche, perché noi abbiamo la parte residenziale, abbiamo la parte centro diurno e abbiamo anche la parte centro diurno per disabili divenuti anziani, perché si era creato a un certo punto un problema per riuscire a inquadrare appunto quello che doveva essere il futuro di questi disabili. E quindi in questo modo noi siamo orgogliosi di questa realtà che siamo riusciti a portare avanti nel migliore dei modi con la collaborazione un po' di tutte le parti sociali di Trieste. Direttrice Deborah Marizza, ProSenectut compie 40 anni, ma ci sono anche 5 anni del centro diurno Maffei. Che realtà è? Quali persone frequentano questo luogo? Il centro diurno Maffei è un centro diurno, il primo centro diurno in Italia che ospita disabili diventati anziani. È stato possibile avviare questo progetto innovativo nel 2018 grazie ad una partnership tra ProSenectut e ASP, azienda pubblica di servizi alla persona, il Comune di Trieste e l'ANFAS, per dare continuità a quei progetti di vita individuali delle persone con disabilità che, compiuti 65 anni di età, uscivano dal percorso educativo dei servizi tipici della disabilità. Noi, attraverso un progetto sperimentale, 5 anni fa siamo riusciti a avviare questo progetto. Oggi ospita 10 utenti disabili over 65 attraverso dei progetti personalizzati tipici dell'età anziana. Siamo riusciti a garantire una continuità del proprio modello di vita e una qualità di servizio per le persone che, compiuti 65 anni disabili, riescono a comunque organizzare una vita e migliorare la propria qualità di vita individuale. Del mio predecessore, caro Grilli, perché questa locomotiva ovviamente ha avuto un suo capotreno, non so come si chiami, ma insomma ha avuto un suo punto di riferimento importante, ed è chiaro che la meraviglia che io ho trovato ha nomi e cognomi che sono ovviamente parte del dipartimento, ma il primo nome e cognome è quello di Carlo Grilli, che ha retto in maniera meravigliosa in questi anni questo assessorato. Quindi i risultati hanno dietro delle persone, non si fanno da soli, no? Gli obiettivi, le idee, poi hanno bisogno, si dice, delle gambe sulle quali camminare, quindi il primo nome è sicuramente il suo, quindi lo ringrazio personalmente.